È stata presentata questa mattina Cura una spiaggia, l'iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle in programma questo weekend nelle spiagge libere del litorale salernitano da Praiano a Sapri, passando per Vietri sul Mare, Salerno, Ponte Cagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio Pestum ed Agropoli. Cura una spiaggia è una campagna di sensibilizzazione e di attivismo civico giunta alla sua seconda stagione. L'obiettivo è quello di sollecitare le amministrazioni comunali competenti a prendersi cura delle spiagge libere garantendo adeguate condizioni igieniche. È un'iniziativa che è partita già un anno fa con il Meetup di Salerno, con gli attivisti del Meetup di Salerno. A differenza di Io sono plastic free, l'iniziativa Cura una spiaggia è volta non solo a sensibilizzare la cura della spiaggia, ma anche a sensibilizzare l'amministrazione ad essere attenta a queste spiagge libere che mancano di servizi efficaci, quali la raccolta differenziata, servizi igienici, accesso ai diversamente abili e anche trasporti. E questa iniziativa è proprio in linea con le scelte politiche del Ministro Costa. Noi sappiamo che da quando si è insediato ha lanciato un hashtag Io sono un ambiente. Proprio perché la cura del territorio e dell'ambiente è molto cara al Movimento 5 Stelle. Noi vi aspettiamo tutti quanti, siamo lieti di ospitarvi tutti all'iniziativa per quanto riguarda soprattutto i cittadini, perché la partecipazione attiva sul territorio relativa all'ambiente è molto importante. Rifiuti ce ne sono tantissimi, quindi questa è la cosa che sicuramente ci colpisce, rifiuti di ogni sorta, a partire insomma da materiale ferroso, da componenti insomma che possono caratterizzare anche rischi per i bagnanti, fino ad arrivare insomma alle classiche siringhe che, voglio dire, in passato si trovavano tantissime, oggi fortunatamente sono di meno, però noi pensiamo che un'azione civica di ripulitura delle spiagge, laddove l'amministrazione comunale è latente da questo punto di vista, sia un esempio utile per le persone, perché le cose cambiano con l'esempio e non con le opinioni, non con la propaganda elettorale.